La mia base è stata costruita sulle misure del mio cellulare, che ha 8 centimetri per il lato corto e 16 centimetri per il lato lungo. Per ottenere una base da poter essere poi ripiegata su se stessa, ho fatto in questo modo. Ho moltiplicato il lato lungo per 2 e il lato corto per 2, quindi ho ottenuto 32 e 16, lato lungo e 16, lato corto. Questi sono i centimetri finali che avrà la mia lavorazione. Da un lato verranno creati gli angoli, mentre l'altro lato proseguirà in modo dritto. Ok? Quindi la mia base avrà 32 di lato lungo e 16 di lato corto. Poiché nella fase di cucitura sicuramente perderemo qualche centimetro da ambo i lati, al lato corto ho aggiunto 2 centimetri di comodità. Ok? Questa è la misura finale della mia base. Ora, una volta che abbiamo stabilito le misure finali, la misura del lato corto, in questo caso 16, per quanto mi riguarda, sarà la mia catenella di partenza, uguale lato corto più i 2 cm di comodità, e andrò ad avviare una catenella che sia più o meno di 18 cm. Per quanto riguarda gli angoli, li costruiremo da un solo lato, quindi lavorata la nostra catenella, nell'ultima lato qui, nell'ultima catenella andremo a lavorare 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nell'ultima catenella, nel primo giro, lavoreremo 7 maglie. E questo sarà il nostro angolo creato nel primo giro. Dal secondo in poi, secondo e successivi, l'angolo lo lavoreremo in questo modo. Abbiamo le 7 maglie, 4, 5, 6 e 6, le 7 maglie del primo giro. Arrivati a questi punti, sui primi 2 punti lavoreremo 2 punti singoli. Sul terzo lavoreremo 2 maglie, una catenella e 2 maglie. Questo sarà il nostro angolo per tutta la lavorazione. Poi vi farò vedere praticamente su un piccolo campione come procedere. Nella maglia centrale, che in questo caso è la quarta del primo giro, lavoriamo un punto singolo. Nella quinta andiamo a lavorare 2 punti, una catenella e 2 punti per l'altro angolo, e 2 punti sulle maglie finali dell'angolo del primo giro. Dal terzo giro in poi noi andremo a lavorare sempre nella catenella d'angolo, punto su punto sui due punti d'angolo, nello spazio 2 punti, una catenella e 2 punti. Per quanto riguarda le maglie che ci sono tra un angolo e l'altro, le andiamo a lavorare singolarmente.
Su campione vi faccio vedere come lavorare il pannello e gli angoli da un solo lato. Su campione vi faccio lavorare già la mia catenella. Se vi è più comodo, procuratevi dei marcatori che vi serviranno per marcare l'angolo e quindi vi faciliterà la lavorazione. Lavorata la mia catenella che corrisponde in centimetri all'avvio del mio pannello, dopo che abbiamo fatto tutti i calcoli, vado ad aggiungere 3 catenelle che saranno il primo punto alto e su queste catenelle dovrete lavorare l'ultimo punto della riga. Carico il filo, vado nella quarta e comincio la mia lavorazione con un punto alto in ciascuna catenella disponibile. Nell'ultima catenella vado a lavorare le mie maglie d'angolo, che sono 7 nel primo giro. 1, prendo il primo marcatore e lo metto sulla prima. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Metto il marcatore anche sull'ultima maglia d'angolo del primo giro e continuo la mia lavorazione nascondendo anche la codina di inizio. Sono alla fine della riga, ricordatevi di lavorare l'ultimo punto sulle 3 catenelle iniziali, altrimenti mano a mano che voi procederete con la lavorazione del pannello vi ritroverete dei punti in meno. Vi faccio vedere anche il secondo giro e poi proseguirete da sole lavorando punto su punto per la parte retta e l'angolo, come vi faccio vedere, è adesso nello spazio d'angolo dal terzo giro in poi. Quindi le 3 catenelle per il primo punto iniziale, volto il lavoro e lavoro punto su punto fino ad arrivare al primo marcatore d'angolo. Sono arrivata al primo marcatore e quindi per gli angoli lavoriamo in questo modo. Un punto sul punto sottostante dove abbiamo il marcatore, un punto sul punto successivo. Sul terzo punto d'angolo andiamo a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, 2 punti alti, 1 e 2. Sulla quarta maglia d'angolo del giro sottostante, un punto singolo. Nel punto successivo, che è il quinto, lavoriamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, sempre nello stesso punto. Un punto alto sul punto successivo e uno dove abbiamo il secondo marcatore e abbiamo creato il nostro angolo che lavoreremo per tutta la lunghezza del pannello. Ora spostiamo i marcatori, li mettiamo al centro dove abbiamo lasciato la catenella per lo spazio d'angolo e ci sarà più facile individuare il punto dove lavorare l'angolo per i giri successivi. Per i giri successivi e fino alla fine del lavoro, l'angolo sarà sempre nello spazio della catenella con 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Mentre
lavorerete punto su punto su tutti i punti disponibili, compresi quelli che si andranno a formare tra un angolo e l'altro. Continuo con la riga, terminiamo la seconda riga o giro sulle 3 catenelle iniziali lavorando l'ultimo punto. Vi faccio vedere anche la terza e poi continuerete da sole ripetendo il giro che vi faccio vedere fino alla fine del vostro pannello. 3 catenelle per il punto iniziale, voltiamo il lavoro, punto su punto, fino ad arrivare questa volta allo spazio d'angolo. Andremo a lavorare anche sulle 2 maglie d'angolo e l'angolo lo lavoreremo nello spazio della catenella. Ho lavorato tutti i miei punti, anche i 2 punti d'angolo, e sono allo spazio. Quindi vado nello spazio e lavoro l'angolo con 2 punti alti, 1 e 2, una catenella, 2 punti alti nello spazio d'angolo. Continuo lavorando punto su punto fino all'altro spazio d'angolo e poi fino a terminare la riga, l'ultimo punto, vi ricordo di lavorarlo sulle 3 catenelle iniziali. Sono allo spazio d'angolo, ho lavorato anche sui 2 punti d'angolo, entro nella catenella e lavoro le 2 maglie alte, la catenella di separazione e le 2 maglie alte per l'angolo. Continuo lavorando punto su punto e fino a terminare la riga. Vedete? Volendo, spostatevi i marcatori sempre nello spazio d'angolo, così non sbagliate nella individuazione dello spazio d'angolo in cui dovrete andare a lavorare. Mentre sui punti che si vengono a formare tra un angolo e l'altro, lavorerete punto su punto come per la parte retta del vostro pannello. Ora potete continuare anche da sole fino ad arrivare alla misura che vi serve. Ho terminato la base della borsina e vi do un poco di misure. La base finita misura per il lato corto 18 cm, mentre per il lato lungo all'incirca, vedete, all'incirca 32 cm. Queste misure le ho ottenute moltiplicando per 2 la misura di ciò che la borsina deve contenere, in questo caso un cellulare. Il mio misura 16 cm per il lato lungo e 8 cm per il lato corto. Quindi io ho moltiplicato il lato lungo per 2 e ho ottenuto 32, mentre il lato corto per 2 sono 16 e ho aggiunto 2 cm per comodità. Una volta che abbiamo terminato la base, vedete, questo sarà il risultato finale. Io ho lavorato su una base di partenza di 50 catenelle. Il cotone l'ho lavorato con l'uncinetto dell'1,50, è un cotone numero 5. Dicevo, sono partita con 50 catenelle e in giri di andata e in ritorno ho raggiunto la larghezza che a me serviva, lavorando 12 giri. Da un lato ho creato gli angoli, mentre dall'altro lato,
vedete che è dritto. Una volta che abbiamo finito, la vado a ripiegare facendo combaciare all'incirca alla fine del primo giro di lavorazione sul buchino dell'ultima catenella e vedo come, vedete, devo posizionare le due spillette per fissare le estremità e non farla muovere durante la fase di chiusura. Quindi vado a mettere le spillette per fissare gli angoli nella parte superiore. E poi lavoreremo, o almeno io lavorerò con un filo di contrasto per andare a chiudere la borsina tutto intorno e contemporaneamente lavorare sulla parte della pattina un punto di rifinitura. Ecco qui. In questa lavorazione a pannello non abbiamo un dritto e un rovescio. Cosa importante è Vedete? far combaciare bene i Poi lembi l'andiamo a laterali sistemare. per la cucitura. Facciamo Facciamo in questo modo e vediamo se la parte combacia. Vedete? Sì. Combacia alla perfezione. La capovolgo, vedete? E con il filo di contrasto partiamo con la cucitura della borsina. Cappietto iniziale. Andiamo nel primo punto. Ci agganciamo. Vedete che io faccio capitare il nodino all'interno. Ecco qui, ci agganciamo. Mi sistemo la codina da inglobare durante la lavorazione. Do un punto catenella, metto la codina all'interno della lavorazione. Adesso rientro nel primo punto, prendendo e quello fronte a me e quello dietro e lavoro un punto basso e continuo prendendo il punto successivo e quello fronte a me e quello dietro, non so se si vede, e continuo con la chiusura della borsina lavorando un punto basso. E facendo attenzione a prendere le due asoline e del punto fronte a me e del punto dietro. Ho cucito tutto il primo laterale, vedete? Sono arrivata alla fine e adesso continuerò sulla pattina lavorando punto su punto fino all'angolo. Sulla parte superiore, sui punti che ho a disposizione, cercherò di creare un punto fantasia. Anche perché sulla base di maglia alta, in base ai punti che avete ottenuto, dopo che avete lavorato l'angolo, sulla parte superiore della pattina potete lavorare un qualsiasi punto che a voi piace. Per la parte superiore, da angolo ad angolo, partendo dalla maglia successiva a quella, l'angolo, ho contato i punti che avevo a disposizione e su quelli ho creato una sorta di motivo a scalare. Io nella parte superiore della pattina mi sono ritrovata all'incirca 29 punti, quindi dopo l'angolo ho lavorato 5 mezze maglie alte. 5 maglie alte, ho saltato un punto e in quello successivo ho lavorato un ventaglio di 6 maglie alte. Ho saltato due punti, nel successivo che è il punto centrale,
ho lavorato un ventaglio di 6 punti alti doppi. Ho saltato poi 2 punti di base e in quello successivo ho lavorato il ventaglio di 6 punti alti e poi sono andata a ritroso. Ho saltato il punto successivo dopo l'ultimo ventaglio, ho lavorato 5 punti alti, 5 mezzi punti e arrivata all'angolo. Nello spazio d'angolo ho lavorato i 3 punti bassi per poter continuare sull'altro lato e andare a chiudere l'altro fianco. Ecco perché vi dicevo che la lavorazione è molto basica. Voi sui punti che avete a disposizione nell'ultimo giro potete crearvi un qualsiasi motivo. E questo è quello che è venuto fuori dai punti che io avevo a disposizione. Vedete che ho posizionato i marcatori per definire la parte centrale dove andare a lavorare i ventagli, mentre le due parti laterali le ho lavorate a specchio. Così è come vi si presenterà la borsina una volta che l'abbiamo cucita. Io ho rifinito anche la parte superiore, vedete, lavorando un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella in ciascuna riga disponibile. Vado adesso a riprendere sul fondo per fare la stessa rifinitura. Cappietto iniziale per fissarci al lavoro. Vado esattamente sopra qui nell'angolo per rendere continua la rifinitura. Voi poi vi regolerete secondo la vostra lavorazione. Io entro qui nell'angolo, estraggo il filo, mi sistemo la codina nella parte dove andrò a lavorare i punti per nasconderla durante la lavorazione, faccio 2 punti catenella, rientro, estraggo e lavoro il mio primo punto di lavorazione. Una catenella, vado nel punto successivo e lavoro un punto basso. Una catenella, vado intorno, vedete che io entro intorno al punto orizzontale che forma la riga successiva e lavoro il punto basso. Una catenella, vado nel punto della riga successiva sempre intorno e lavoro il mio punto basso e continuo in questo modo fino ad arrivare dall'altro lato. Voi, se volete lasciare così il vostro la vostra borsina, la mia è per il cellulare, potete applicare un bottoncino o una chiusura a calamita, fare un anello per mettere un gancio portachiavi oppure andare a lavorare una tracollina della lunghezza che a voi vi serve. Io vi ho dato l'idea e lascio a voi la facoltà delle rifiniture e delle decorazioni. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.